Tu quando ti sei buttato nel lavoro della serie, ti sei allontanato dal cinema, ti servono due lavori diversi o si integrano? No, sono due lavori diversi. Io... No, la serie, le serie, io credo che, insomma, le serie sono fatte molto bene. Questa poi, appunto, ripeto, c'era proprio un contatto di tutti noi, veramente un approccio cinematografico, ci sono delle serie che hanno... Però il cinema, come dire, è quella cosa in più perché lo vedi con gli altri, in una sala grande. E secondo me il cinema d'arte dà più spazio allo spettatore per essere attivo nella visione rispetto a invece una serie o le serie dove sei un po' più passivo, perché c'è una grande professionalità, sono scritte molto bene. Non parlo della Liga Geniale, perché la Liga Geniale è per me unica per la fonte d'origine, diciamo, che è Libri di Ferramenta. Però io ho interrotto questo processo, perché mi sembrava, avrei continuato, avrei potuto continuare anche fino alla quarta, ma io non mi sentivo che stavo rinunciando troppo alla mia vocazione, che non è questa, ecco, non è quella. Perciò quella della televisione, perché per me sono proprio due cose molto diverse. Col cinema, appunto, prendo il film come criarsi, perché ce l'abbiamo fatto in una totale libertà, con tantissimi errori che sono molto, secondo me, anche riconoscibili nel vederlo, però è, come dire, un gesto vivo, mentre invece spesso la serialità, proprio per il tempo, per pensare soltanto agli attori, noi abbiamo trovato delle ragazze che avevano 14 anni all'inizio della mia carriera e ora stanno ancora recitando e ne hanno 18, dunque la loro innocenza, la loro immediatezza, tutto quello che però magari anche gli sbagliati c'era in loro, che rendeva però quella messa in scena, quell'essere lì davanti alla macchina presa vivo, diventa più pensato, più ripetuto, meno vivo, meno senso, meno immediato. Ecco. E questo riguarda tutti, perché poi i registi cambiano, la maggior parte dei casi. Dunque gli sguardi tendono a somigliarsi tutti, perché c'è una fonte d'origine, tu devi somigliare a quello che ti precedeva, perché altrimenti è incoerente, e dunque il regista stesso rinuncia al suo sguardo. Lo sceneggiatore va in una specie di rapporto meccanico con l'oggetto che sta scrivendo, e questo sono delle serie capolavoro, però esatto, il 99% dei casi è così. E dunque si perde la fonte, diciamo, il motivo per cui poi uno fa questo mestiere, che non è solo quello di mettere la propria professionalità al servizio del pubblico, ma anche quello di interagire col pubblico, di mostrarsi anche rispetto ai propri errori, al proprio istinto, che certe volte non riesce a chiudere quel cerchio perfettamente, ma che però dà l'impressione di essere se stesso, ecco, non un oggetto e basta. Dunque io sentivo che più andavo avanti, più diventava un po' meccanico l'approccio al lavoro, e allora ho interrotto Adesso stai preparando un film questa cosa. Adesso sto preparando con l'Alba. il film. Alba c'è, una piccola parte. Un cameo. Più di un cameo, però. No, non cameo. A tutti va bene fare solo un cameo. No. No, però Alessandra, non Però non tra moglie e marito non mettere il dito, No, però la sua protagonista ha 18 anni, io mi spaccio per una 18enne, ma non ci crede più nessuno. Poi tu non sei inattiva, No, diciamo, Non è che rimani a casa No, 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 no.